schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto una notizia, per alcuni sarà una notizia bomba, per altri magari mi viene frega un cazzo, riguardo un gioco su PlayStation 4 che uscirà domani. Oggi siamo al 21 maggio, quindi domani uscirà questo gioco, uscirà non il gioco, uscirà anche la beta del gioco, quindi sarà disponibile almeno a quanto dicono le notizie sul web, sarà disponibile una beta per questo gioco che potremo provare liberamente e vedere se ci piace. Allora, il gioco si chiama Battle Royale H1Z1, ragazzi. Io più o meno adesso vi faccio vedere un piccolo trailer tratto dal PlayStation Store, però vi farò vedere anche il trailer senza sta banda nera che si vede sotto e tutto il resto. Comunque il gioco tratta di un battle royale, quale, diciamo, come più che altro Fortnite, e tanto che si dice che comunque questo gioco potrebbe essere un degno rivale di Fortnite. Questo qui è il pre-order per il pacchetto Nemesis, che ancora non ho capito bene perché dicono che rilasceranno questa beta domani, visto che finora non è mai stata rilasciata una beta giocabile per gli utenti, quindi dicono che rilasceranno questa beta domani, però non è niente di certo, o meglio, qui dice in uscita il 22 maggio, però non si sa di che cosa si sta parlando. Su internet si dice che è una beta, io quindi ho voluto riportarvi questa notizia per quanto riguarda questo gioco. Allora, adesso vi passerò il trailer di questo gioco, proprio com'è questo gioco, senza la schermata nera di PSN. Andremo a vedere questo trailer che a mio avviso sembra anche un buon gioco, non so se passerà in free to play come Fortnite, comunque a primo acchito sembra un buon gioco. Penso che a livello grafico secondo me sia migliore di Fortnite, anche se come grafica più o meno siamo lì, però è lievemente migliore. Qui vi metterò ancora altri, diciamo, spezzoni di trailer del gioco, di come dovrebbe essere questo gioco. Comunque sia, tornando a Fortnite, la grafica di Fortnite non è tutto sto granché. Il gioco più o meno si basa su zombie, questo tipo di gioco, per chi ha la passione per gli zombie, per chi, insomma, diciamo che ce n'è per tutti i gusti, poi è da verificare. Io penso di scaricare questa beta se sarà disponibile per poterla giocare, per magari fare un gameplay per vedere com'è questo gioco realmente e se vale la pena di, non so, comprare questo pacchetto Nemesis, se vale la pena di giocare questo gioco o meno. Potrebbe essere, come ho già detto, un altro tormentone, un altro gioco tipo Fortnite, però staremo a vedere nel prossimo mese quello che succederà. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.